Una bella novità, una buona notizia per Trieste, dove è stato inaugurato il primo collegamento logistico fra l'Adriatico e il Baltico, con la partenza del primo treno del nuovo servizio intermodale a lunga percorrenza che collega il porto di Trieste a quello di Kiel in Germania. La linea prosegue poi via mare sulla direttrice Kiel-Göteborg, con collegamenti anche per Malmö e Oslo, realizzando concretamente le linee guida del corridoio europeo Adriatico-Baltico. L'obiettivo è il trasporto di contenitori, semirimorchi e casse mobili in arrivo e in partenza via mare dalla Turchia e dalla Grecia, avente come origine e destinazione il mercato dell'area baltica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta al termine EMT del Porto Nuovo di Trieste. Oggi per me è un giorno particolare, direi quasi storico, perché quando la Commissione europea ridisegnò i corridoi europei, io ero appunto parlamentare europeo, membro della Commissione Trasporti, e abbiamo insistito tantissimo con alcuni colleghi, in particolare con il collega Leichtfried, che oggi è ministro dei trasporti in Austria. Abbiamo insistito tantissimo nel dire quanto l'Adriatico Baltico fosse il corridoio più importante, almeno per le nostre traiettorie, per i nostri tratti, e devo dire che la Commissione ci ascoltò, e se oggi abbiamo questo primo treno tra Trieste e la Svezia, credo che sia anche il risultato del lavoro che tanti hanno fatto anche dopo di noi per raggiungere appunto questa opportunità. Per il porto di Trieste si apre veramente un grandissimo opportunità di traffico, come del resto abbiamo dimostrato già nell'anno passato piazzandoci al primo posto per traffico su ferrovia, e quindi stiamo rispondendo positivamente anche alla iniziativa del ministro, la cura del ferro, come la definisce il ministro Delrio, che qui a Trieste trova la sua, credo, fotografia più bella. Viviamo in un tempo dove si parlano delle nuove frontiere, del protezionismo. Credo che è importante mostrare che veramente l'intercambio commerciale è una rotta al sviluppo economico, ma anche alla sicurezza e alla pace in Europa. E quindi che una città come Trieste, con la storia di questa città, è il centro di un collegamento di questo tipo, mi sembra molto molto importante, molto significativo.